Sciacca è iniziato ieri e si conclude domani nell'ex convento San Francesco il convegno Progetto Sciacca Cuore 2019. Ospedale e territorio, aggiornamenti in cardiologia, dalle linee guida alla pratica clinica. L'iniziativa è organizzata dal reparto cardiologia di Sciacca in collaborazione con il reparto cardiologia di Agrigento. Ascoltiamo il primario di cardiologia Sciacca, Ennio Ciotta, il cardiologo ad Agrigento Giovanni Vaccaro e il cardiologo Antonio Curnis. Al microfono di Vanessa Miceli. Dottore Ennio Ciotta, organizzatore di questo grande evento regionale. Regionale ed extraregionale, direi, veramente una grossa riuscita, una partecipazione veramente importante. Siamo stati costretti a cambiare aula, a trasferirci dall'aula più piccola all'aula più grande proprio per le presenze già in aula e per quelle che aspettiamo da qui a poco, quindi veramente una buona riuscita. Ringrazio tutti i partecipanti, la faculty e tutti quanti veramente per la collaborazione. Molti argomenti trattati sulla cardiologia quest'oggi e anche nei giorni a venire. L'argomento più di grande importanza in questo convegno qual è? Beh, direi che gli argomenti cardine sono tre: scompenso cardiaco, elettrostimolazione ed emodinamica. E li stiamo trattando, li stanno trattando delle eccellenze regionali e nazionali e veramente ci stanno dando un lustro particolarmente importante. Dottore Curnis Antonio, arrivato qui da Brescia proprio in occasione di questo convegno nazionale. Sì, è stato un piacere essere invitato qui. Io sono stato la prima volta nel 2002 a Sciacca a fare un intervento di biventricolare, che era il primo intervento che veniva fatto a Sciacca, invitato allora dal dottore Bono, e questa volta invece sono stato invitato dal primario Ennio Bulla, che con piacere ho accettato, perché qui ho tanti amici e ho portato la mia esperienza, ho portato quello che noi facciamo all'ospedale civile. Stamattina tra l'altro ho avuto l'incarico di fare il take home message delle relazioni che sono state fatte, relazioni tutte ad altissimo livello, quindi un livello di professionalità dei medici siciliani che non hanno nulla da invidiare a livello italiano e europeo. E io, per me è stato un gioco facile fare il sommario di quello che è stato detto, portando poi un pizzico della mia esperienza. Tematica che ha trattato o qual è stata? E appunto ho fatto il sommario di quello che hanno detto gli altri, più ho puntualizzato sull'estrazione cateteri nei pazienti infetti, nei pazienti con malfunzionamento, dando dei suggerimenti anche quando si fa l'impianto di questi device, in modo che la tecnica di impianto riduca il malfunzionamento negli anni successivi. Anche il dottor Giovanni Vaccaro è intervenuto sull'ictus ischemico. Sì, è una tematica che a noi emodinamisti di Agrigento sta molto a cuore, perché abbiamo trattato due casi estremi, come presentato nella relazione del dottore Milazzo, di pazienti colpiti da ictus ischemico, in cui abbiamo eseguito un'angioplastica dell'arteria cerebrale in accordo con i parenti e in tutti e due i casi abbiamo avuto una rapida risoluzione del quadro clinico con un miglioramento della sintomatologia a breve distanza. Per questo stiamo intraprendendo un percorso in accordo con il nostro primario, il dottore Caramano, e la direzione sanitaria per iniziare una nuova strada insieme ai neurologi nel trattamento dell'ictus ischemico. A breve avremo il materiale necessario e quindi cercheremo di aprire una nuova frontiera che fin qui viene fatta soltanto dai neuroradiologi di Messina, che potrebbe anche rappresentare una svolta nel trattamento di questi pazienti, in cui la patologia può portare appunto delle gravi disabilità.